Cari professori apparentati, siete belli e liquidati, perché Roma c'è da fa. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno. Ciao Mimmo. Buongiorno. Buongiorno. Come buongiorno. Stai? Hai fatto nottata anche te? Un trionfo. Ma abbastanza no. Abbastanza. Noi stamattina stavamo sostenendo l'idea che ormai la Roma vincerà tutto perché gli americani sono diventati potentissimi, per cui. Io stamattina al bar, la prima cosa che mi ha detto il mio amico barista è stato: oh, allora lo stadio lo famo sicuramente. E quindi abbiamo detto Roma è splendida per certe cose, no? Quindi adesso ovviamente non c'entra niente. Me lo continuavano a chiedere: ma tu sai per chi ha votato Pallotta? No, francamente no, e manco mi interessa. La cosa più importante è che non mi interessa quello che fa Pallotta a livello politico. Insomma, diciamo che il voto dell'America ha sorpreso un po' tutto il mondo. Vedremo quello che succederà, insomma. A sorpreso ci hanno fatto credere, ci hanno fatto credere per un po' che era tutto dall'altra parte, insomma. Ma sai, sembra strano, però non è la prima volta, Ubaldo, che c'è il tonfo dei sondaggi, diciamo così. È una miseria, oh. Era successo anche in Italia, se tu ricorderai, e quindi vuol dire che qualcosa deve essere cambiata per chi fa quel mestiere, oppure forse deve essere compreso che poi alla fine, quando uno va, è il momento di decidere, magari si comporta in maniera diversa da come pensava si dovesse comportare o si potesse comportare. Però insomma, questa è una svolta francamente storica, epocale, quello che è successo in America in queste ore. C'è da una parte curiosità, dall'altra parte apprensione, preoccupazione, io credo che insomma lo vedremo piano piano, no Gabriele, quello che succederà. Insomma, è chiaro che per quello che ha detto il nuovo presidente degli Stati Uniti in campagna elettorale, certo, non sono stati dei discorsi che non sono stati ovviamente condivisi da moltissima gente, però magari cambiano, chissà, quella è la campagna elettorale. Sentivo qualche commento stamattina: in campagna elettorale si fa tutto, poi dopo, qua all'atto pratico, quando si governa, si comanda, si fanno delle cose anche diverse, non lo so, insomma, vedremo quello che succederà. Dai Gabriele, dai. Sì Mimmo, torniamo alle cose di casa nostra. Vuoi fare un po' di Amarcord, Mimmo? Ti va? Ma sì, assolutamente, ricordando, prima che tu me lo chieda, sì, che credo che la Roma abbia il record di botti con la macchina dei propri calciatori, che credo sia no, quest'anno, da che ricordo io, dall'inizio della stagione, mi sembra Shaarawy già aveva dato, no? Sì. Adesso Bruno Perez, io direi che anche se il caso di fermarsi, no? Perché quindi diciamo Bruno Perez come Francisco Govigno Lima? Ma queste sono due affermazioni, di certo alle 5:30 di mattina al centro di Roma forse... Lui usciva, Mimmo, stava andando ad allenarsi, eh? Ah, ho capito, presto, perfettamente. Presto. C'era pure il traffico sul raccordo. Certo. Chissà perché mi viene sempre in mente quella famosa battuta, chissà che starà facendo adesso a notte di Capodanno, Torigno Sereso, no? E a me piacerebbe che tutti facessero come Tonino Teresa quella volta che un professionista sta a casa, però poi ognuno fa come gli pare, ne risponde anche da un punto di vista, come posso dire, di multe, non soltanto da parte dei vigili urbani ma anche dalla società, quindi vediamo quello che succederà anche in questo caso, però sarebbe meglio evitare, no? Allora Amarcord, proviamo. Allora, dai. 9 novembre 1997, Bari Roma 1-3, Totti Balbo Totti. Totti Balbo Totti, doppietta di Totti. Credo la prima in Serie A, se non sbaglio. Ricordo la maglia della Roma in quella circostanza, una maglia bella, bella, particolarissima. Nera, ricordate, nera, con le strisce, nera con le strisce verticali, con le strisce, arancioni. Pantaloni neri, delle strisce rosse e gialle, ma anche nere. Ricordo uno dei due gol di Francesco, molto bello, su un cross di Tommasi dalla destra, con una girata di prima. Ricordo anche che pensa in quei tempi, pensa che, di che cosa stiamo parlando. In quei tempi i giornalisti ancora viaggiavano insieme con i calciatori, ma non perché ci fossero dei voli charter e di conseguenza c'era la possibilità o meno di farle, perché la squadra ancora andava con dei voli di linea. Io ricordo perfettamente l'attesa dell'aereo, Ubaldo, quante volte era successo anche a te, no? Di stare lì, aspettare l'aereo dopo la partita, sì, insieme a qualche giornalista di cui parli, eccetera, eccetera. E mi ricordo che
feci ovviamente i complimenti a Francesco per quella doppietta, e lì vicino c'era Zeman che mi diede un'occhiata abbastanza strana, come se mi volesse far capire, non gliene fa troppi, vacce piano, una cosa di questo genere, insomma un'occhiata che mi è rimasta impressa. O forse era soltanto geloso che facevamo i complimenti a Totti e non a lui, ma insomma questo poi non lo scopriremo mai, però ricordo perfettamente quella partita lì, sì. Fece il primo gol su punizione Totti, altre partite il 9 novembre, no? Sì, altre partite il 9 novembre 2003, Roma-Lazio 2-0, Mancini-Emerson, non Palmieri ma da Rosa. Mancini colpo di tacco? Yes, proprio lui. Beh, quella ce la ricordiamo bene, la punizione battuta a destra da Cassano e il colpo di tacco di Mancini, il portiere della Lazio era Sereni? Sì, esatto, non mi veniva il nome, ricordo soltanto che c'era la moglie che faceva la sua procuratrice. Sì, poi hanno avuto un po' di discussioni. Ricordo perfettamente l'azione, ricordo anche il raddoppio dell'altro brasiliano della Roma, la sua esultanza sotto la curva. Insomma, quella era una Roma che poteva vincere lo scudetto, Mimmo, la poteva vincere tranquillamente. Ma non solo quello, in quel periodo, quella Roma lì che ha vinto il terzo scudetto era una Roma molto molto forte, che ha vinto, credo che su questo siamo tutti d'accordo, ha vinto relativamente poco rispetto a quello che era il suo potenziale. Però una ha vinto, Gabriele, insomma, no, per carità, certo. Visto che ne ha vinti 3 in tutta la sua storia la Roma, già ricordare uno vinto già secondo me è una grande cosa, però insomma quella è una squadra che aveva il potenziale per vincere ancora di più. Comunque passano gli anni, Mimmo, Totti è sempre, non dico in campo perché ormai si è fatto un po' male, adesso c'ha questo problema muscolare, però sì. È sempre nella rosa della Roma, che invece continua a perdere pezzi, perché anche pare adesso si ferma per altri 15 giorni. Ma l'unica minima consolazione è che c'è la pausa e quindi di fatto lo perdi relativamente poco, no? Però sì, c'è un po' di sfiga che aleggia su Trigoria, anche sui dintorni di Trigoria, e credo che in questo Ubaldo forse può essere insomma un po' più preciso. Spalletti ha dato una specie di, non di giustificazione, però ha cercato di spiegare l'infortunio di Paredes, siccome lui ha un problema al ginocchio, sì. Per pure di farsi male al ginocchio ha messo male la caviglia, insomma Spalletti ha raccontato una cosa di questo genere e si è infortunato poi la caviglia. Sono cose che succedono, Baldo, quando tu sei calciatore hai il timore di farti male dove c'hai già male e ti fai male da un'altra parte. Io credo che vai in difesa di quella, esattamente, può essere, sì, ci può stare. Esattamente, e credo che insomma sia stato un pochettino legato a questo, ovviamente è legato anche alla casualità e tutto quanto, però basta, no? Mo basta, si può anche dire, no? Perché a forza di contarne uno a settimana, poi è vero che la rosa è abbastanza consistente, però poi i calciatori servono, se no fai come l'altra volta che sei stato costretto a convocare 4 ragazzini della primavera e in più c'erano Gerson e Sec in panchina, che insomma non sono dei Matusa come si diceva una volta, e quindi poi insomma corri il rischio di dover essere un pochino corto, o forse più corto di quello che in realtà sei, perché la rosa, per quello che mi riguarda, non è stata una rosa completata al 100%, però insomma la sua valenza ce l'ha, i suoi giocatori importanti ci sono sicuramente. La difficoltà che degli infortunati che condiziona spesso anche le scelte di una squadra, però direi che in questo caso da un po' di tempo Spalletti è stato abile anche nel gestire il minutaggio di alcuni giocatori che rientravano da un infortunio anche particolare. Quello che è successo in occasione dell'ultima partita, no, Ubaldo, quando Rudiger è stato tenuto fuori, è vero che la partita te lo consentiva, diciamo, di poter fare una cosa di questo genere, cioè farli giocare un'ora presso poco e poi tenerlo fuori, perché uno che sta fuori tanto tempo non te può fare 2 partite di seguito, o meno che tu non sei Strootman, che è stato talmente tanto fuori che poi aveva talmente tanta carica dentro e tanta condizione anche per farlo. Però è giusto che l'allenatore abbia centellinato un po' tutti, abbia nel rispetto
anche di tutte le disavventure che gli sono capitate, perché insomma, se andiamo a contare tutto quello che è successo in difesa, Spalletti ha dovuto fare veramente i salti mortali ogni tanto per fare una linea difensiva a 3.5, a 4, a 3, come volete voi. Però l'abilità di un allenatore sta anche cercare di prevenire certe situazioni, no? Capire che quando è il caso magari di forzare un pochino una certa situazione, oppure andare un pochino così di conserva, no? E credo che lui sotto questo aspetto si sia comportato in maniera molto logica, rigorosa, e sotto questo aspetto il minutaggio che lui sta dando con sempre più frequenza a Gerson potrebbe aiutarci a capire che vuole in qualche modo non soltanto capire che tipo di giocatore è, ma anche dare a questo ragazzo stesso la possibilità di avere un po' più di minuti nelle gambe e quindi di essere più pronto qualora dovesse essere chiamato in causa, no? Tutto un discorso da allenatore che si fa. Riflettevo, no, Mimmo, secondo te questa linea 3.5 che sta portando avanti Spalletti, no? Sarà molto più orientata sempre a destra? O è giusto che sia orientata a destra? Ma io non lo so quanto sia giusto, Ubaldo, dico semplicemente che a sinistra tu non hai ancora potuto vedere quello che era stato comprato per fare il titolare. No, ti dico e questo, cioè, sai Mimmo, sai perché, scusa. Sto parlando di Mario Rui, ovviamente. Sì, sì, no, ma perché il mio riferimento non è tanto, o il mio pensiero non è tanto su quelli che sono dietro per comporre una difesa 3.5, ma quelle che sono le caratteristiche in avanti, non dico centrocampo, ma proprio come vertici alti, capito? Quindi dico Salah, Perotti e Sharawi e Dzeko, insomma, però più che altro è Salah. Allora facciamo un ragionamento diverso. Tu mi dici che se c'è Salah puoi fare la 3.5, oppure se non c'è Salah meglio che fare una difesa a 4? No, no, sto ragionando. No, era una domanda, sto ragionando per caratteristiche, se è più orientato Spalletti a dare una sorta, ne so, di spinta particolare, visto che Salah è quello che non cambierà mai posizione. No, ma diciamo anche un'altra cosa, che per scelta o per caratteristiche dei giocatori, mettendo Salah a destra, Salah ha sempre avuto dietro uno, che so, Florenzi, Bruno Perez, no? Ha sempre avuto qualcuno che comunque era un terzino, ma era un terzino, un pochino esagerando, diciamo un po' così per modo di dire, perché era soprattutto uno molto bravo a fare la fase offensiva. Allora, forse, io penso, ma è un'ipotesi, non è certamente un'affermazione, un'ipotesi che Spalletti voglia caricare molto da una parte per quello che concerne la fase offensiva e cercare invece di tenere un pochino dall'altra parte. Questo te lo dimostra ad esempio quando lui ha messo a destra addirittura Emerson Palmieri, ve lo ricordate, in quella circostanza, e tenendo uno un po' più difensore dall'altra parte, cioè a sinistra. Però io te lo ripeto, sono tutti ragionamenti che noi stiamo facendo senza tener conto di quello che era stato acquistato e che sulla carta è e in futuro sarà probabilmente il titolare di quella corsia, cioè Mario Rui, uno che ha sempre giocato una difesa a 4, uno che comunque pur giocando una difesa a 4 ha sempre avuto una certa predisposizione per andare all'attacco, come se fosse un difensore sì, ma al tempo stesso anche un centrocampista di spinta, un'ala lunga, insomma, quindi un giocatore che per quello che ha dimostrato prima di venire a Roma è un giocatore molto affidabile in entrambe le fasi, però non lo abbiamo ancora visto. E allora Spalletti magari si è dovuto inventare qualche cosa. Io sono curioso di capire se quando tornerà Mario Rui si continuerà a giocare in questo modo, oppure si tornerà a fare una linea pura a 4. Però se la linea, allora proviamo a fare un ragionamento, proviamo a fare una linea pura a 4, Baldo. Se tu la vuoi fare, a destra ci devi mettere Rudiger. Sì. Perché se tu non ci metti Rudiger, ma ci metti tutti pronti, tutti a posto, se tu ci metti uno come Florenzi, uno come Bruno Perez, addirittura ci metti uno come Emerson Palmieri, come è capitato, e lì è difficile parlare di linea pura a 4, perché c'è sempre comunque uno che ti fa un grosso lavoro in fase di spinta. Quindi bisogna capire anche quale vuole essere l'atteggiamento in campo dell'allenatore. E ultimamente noi ci siamo accorti che lui preferisce, non so se per caratteristiche dei suoi o per caratteristiche degli avversari, preferisce sempre in qualche modo avere un uomo che faccia molta spinta, soprattutto da una parte, soprattutto a destra. Questo ormai l'abbiamo capito, perché nel momento in cui c'è stata la necessità di mettere uno a destra, ci ha messo addirittura Emerson Palmieri, che è un mancino, ed è sembrata una soluzione un po' azzardata. Io vi devo dire che a me quell'ora che ha giocato Emerson Palmieri prima di infortunarsi, da quella parte a me è piaciuto moltissimo. Sì. Poi magari sarò. Prego. Ripartiamo da qui? Vai.
se ti va, eh. Ma è tanto sei del conducente, io non parlo al conducente. Ok, benissimo. Oggi è Tamburello del Tonini col Gran Fulvio Benedini che da scuola all'Argentini. Imo! Eccoci qua. Eccoci qui, parlavamo insomma di questo tipo di difesa, no? No, situazione tattica che va a determinare poi. Io credo, Mimo, comunque lui può cambiare, modificare, aggiungere una difesa più accorta, però non cambierà mai quello che è il concetto di espressione. Ti ricordi di una volta che hai usato il termine molto tempo fa, quello che era Spalletti, no? Veniva in mente ieri. L'attacco al fortapai degli indiani. Sì, degli indiani. Ti ricordi? Sì. Io mi sono ricordato. Sembra, quando la Roma attacca con soprattutto quando nella passata stagione, quando lui rinunciava insomma a Dzeko, quando ti partivano due sulle esterne e due centrali, veramente sembrava che ti attaccassero gli indiani, che andassero all'attacco del fortino, no? Però quella è un pochino la caratteristica, le ripartenze veloci, chiamiamole in qualsiasi modo, insomma lui è uno che preferisce attaccarti non soltanto con un uomo, ma attaccarti in massa, anche se poi tante volte abbiamo visto che attraverso la giocata del singolo si va a materializzare la giocata dell'uno, non magari di tutta la squadra, ma secondo delle situazioni di gioco, no? Secondo di come direbbe un mio amico, come esci e qual è la tua postura d'uscita, in questo senso. No, ci sono poi due situazioni secondo me che sono importanti, no? Che ci fanno ragionare, cioè noi giustamente adesso si parla della coppia di Dzeko e Salah, soprattutto di Salah, ma non è come la volta solamente di qualche anno fa, di qualche tempo fa, quella la soluzione unica con Gervinho, no? Cioè sì. Salah finalizza tantissimo, ma c'è un volume di gioco da parte della Roma che è notevole. Beh, secondo me, ed è riconosciuto. Secondo me manco tantissimo, Baldo, perché secondo me Salah è uno che te può fare tre gol a partita, diciamo, come potenzialità in un calcio attuale, che insomma è un calcio che può permettere a un calciatore con le sue caratteristiche di sviluppare la propria prestazione in un certo modo, però è uno che si fa sentire tantissimo. Se lui avesse un pochino più di accortezza, chiamiamola così, nel finalizzare l'azione, lui farebbe due gol a partita veramente, su questo non ci sono dubbi, perché non c'è la possibilità di marcarlo uno così, no? Anche nell'1-2 non è che è molto, potrebbe migliorare secondo me. Beh, diciamo che spesso e volentieri non riesce a dosarla, poco educato. Però insomma io me lo tengo stretto, nel senso che scherzi. Chi è che diceva, Gabriele mi sembra, l'altro giorno, che Salah potrà fare 40 gol ma sarà sempre una pippa per qualcuno, no? Sì, questo è il discorso, lo so, però intanto chi c'è uno che fa 40 gol io me lo tengo stretto, può essere una pippa come pare a voi, però quelli che sono tutti belli, che fanno tutte le Venezie, i dribbling, fanno un gol, manco se ammazzi, te ne devi voi. Io preferisco uno che fa gol, magari anche se talvolta ti fa un po' arrabbiare, perché vedi che la partita contro il Bologna, adesso sinceramente, quanti gol avrebbe potuto fare? Adesso proprio a contarli, quanti ne avrebbe potuto fare? Almeno altri due avrebbe potuto almeno fatto, 5 mi sembra. Tranquillo. Allora, non ti capita tutte le domeniche che c'è un avversario come il Bologna. Non ti capita tutte le domeniche che c'è avversari che magari sono simili Bologna, però poi le caratteristiche. Allora, quante partite ha sbagliato alla fine adesso, dall'inizio della stagione? Mi sembra una. A Empoli non è andato bene, giusto? Ma tante volte a Empoli mi sembra che lui avesse grosse difficoltà per via del terreno. Guardate che io non dimentico, ve l'ho raccontato, Gabriele, te lo ricordi, che è stato bagnato il campo prima della partita. Già in campo, che è quello del Castellani, un pochino così, no? Non perfetto, molto morbido, molto soffice, e quindi non proprio adattissimo per uno scattista. Se poi dopo tu lo bagni e guarda caso il campo non veniva bagnato tanto centralmente quanto sull'esterno, poi capisci perché magari uno incappa in una giornata un pochettino così. Poi, detto tutto questo, stiamo a parlare sempre della prestazione di uno che al quarto minuto ha tirato una bastonata e Skurups, che ha fatto la parata da vita sua, va, ricordate quella in mezzo alla porta, che lì di solito il portiere in qualche modo la pia, ma come ha preso Skurups si vede raramente, perché ci è andato in tuffa al centro della porta, stilisticamente non impeccabile da un punto di vista del rendimento della parata, assolutamente straordinario. Tanto però il tiro era di Salah, quello lì, voi ricordate? Bene, Mimmo, sì. E quindi probabilmente è calati, Fa pochissimo, Mimmo. Ehi, vai.
e sul tarzone Imo. Eccolo, eccoci qua. Volevo vai Ubi. In considerazione di quel 3.5 Mimmo, no, riflettevo, sì. No, dice perché quello crea, mantenendo sempre i giusti equilibri, sono le distanze tra i reparti, no? Che uno deve fare sempre la corsa, il massimo che può essere dai 10, 15 metri, 20 metri massimo. Però quel giocatore lì, Mimo, ti crea e crea sempre la superiorità, deve creare la superiorità numerica sia nella fase a centrocampo, nell'uscita, il palleggio, che diventa importante, ma anche nella fase offensiva. Perché diventa... Sì, credo soprattutto nella fase d'uscita, come tu ami ripetere, e soprattutto dando un contributo importante a centrocampo, perché proviamo a pensare, ad esempio, all'esaltazione massima di questa difesa a 3.5 che è stata quella di Napoli, no? La Roma di Napoli ha fatto una partita sotto l'aspetto tattico assolutamente da ricordare, da studiare, da rivedere per capire tante cose. E lì la posizione del mezzo era quella di Florenzi, giusto? Che come la Roma riconquistava il pallone, ma anche partendo dal proprio portiere attraverso lo scambio di due centrali, Florenzi già stava quasi oltre la linea di centrocampo, molto largo. Quindi che cosa faceva? Dava ancora superiorità numerica al centrocampo contro un centrocampo del Napoli che era posizionato a tre, con i ritorni da parte dei due attaccanti esterni quando non possesso di palla diventava un centrocampo più folto, però ti dava la possibilità di avere un giocatore bravo a giocare la palla sull'esterno alto, che al tempo stesso consentiva poi all'attaccante davanti, in quel caso ricordate era Salah, di pensare a fare l'attaccante a quel punto il terzino del Napoli. Ecco perché tu fai questo discorso giusto. Che cosa faceva? Andava a prendere Florenzi e però lasciava Salah. A quel punto devi fare una scelta. Però facendo la scelta di andare a prendere Florenzi, perché sennò Florenzi faceva come gli pare, lasciava il suo uomo, diciamo così, per ricordare Ghoulam, se andava su Florenzi lasciava Salah, giusto? Sì. E su Salah doveva andare uno dei due centrali. A quel punto che cosa succedeva? Che Diego non c'aveva più due centrali. È uno contro uno. Ce n'aveva uno. Quindi è stata lì la grande intuizione. Che come hai detto te, in maniera correttissima, interessa la fase di palleggio, sembra che ti dia un vantaggio al centrocampo perché tu dai superiorità al centrocampo, in realtà ti dà superiorità in ogni zona del campo, soprattutto nella fase offensiva. Se poi tu c'hai Florenzi, in quel caso che era fenomenale nei recuperi, ecco che ti fa la fisarmonica, no? Cioè ti torna indietro, ti fa il quarto di difesa, riesci a farti il quinto di centrocampo. In quella circostanza lì la grande prestazione di Florenzi ha fatto sì che poi la prestazione della squadra da un punto di vista tattico diventasse esemplare. Che poi però noi, non solo vantaggi a centrocampo, quello sì, sono assolutamente d'accordo con te. Ma non solo l'ultima, Mimmo, non solo il vantaggio nel l'ultima per oggi, non solo nel possesso palla, ma soprattutto quando la devi riconquistare, è sempre un uomo in più a centrocampo. No, ma su quello non c'è dubbio, e comunque c'hai in un centrocampo a tre, tu fai alzare uno dei due difensori e c'è sempre uno in più, almeno uno in più di loro, quindi insomma è una trovata, chiamiamola così. Io penso che Spalletti l'abbia studiata, l'abbiamo detto mille volte, Gabriele, che probabilmente ha preso ispirazione dalla Fiorentina di Paolo Sosa dell'anno scorso, che lui ha visto giocare un sacco di volte quando ancora stava a spasso, e devo dire che l'ha studiata bene. E se lui ha scelto o ha chiesto determinati giocatori, credo che sia stato anche in funzione di questo. Penso a Perez ad esempio, perché uno dice ma come c'ho Florenzi e vado a prendere Perez. Beh, insomma, magari nella sua testa c'era di giocare in un certo modo attraverso lo sviluppo di calciatori come quelli, uno lo fa in un certo modo, uno lo fa in un altro, e mi sembra che i risultati si stiano vedendo. E su questo, Mimmo, allora fate conto amici. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, ciao Mimmo, ciao Mimmo. Ciao, grazie. Ciao. La 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 la.